venuti al sud avevano costituito una cooperativa di pulizia a Milano, ma dopo solo 2 anni la società è stata trasferita a Barcellona Pozzo di Gotto, pur operando ancora in Lombardia, per rendere difficili i controlli del fisco, evasi 16 milioni di euro. 24 ore di sangue, 3 incidenti in meno di un giorno, a perdere la vita nel palermitano 2 anziani di 69 e 67 anni, rimasti uccisi in 2 differenti scontri frontali. La scorsa sera invece un uomo, presumibilmente ubriaco, si è introdotto nella portineria di un condominio con l'auto, convinto fosse un garage. Tutino assolto, manca il danno erariale. La Corte dei Conti rigetta la richiesta di condanna a suo carico. L'ex primario del reparto di chirurgia plastica dell'ospedale Villa Sofia, Matteo Tutino, non dovrà risarcire il policlinico. Mentre era in aspettativa al Paolo Giaccone, il medico avrebbe operato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta a titolo gratuito. Un tifoso in più, trasferta sul difficile campo di Torino contro i Granata di Mihajlovic e dell'ex Belotti per il Palermo di Diego Lopez, che però potrebbe giocare già davanti al nuovo misterioso presidente annunciato da Zamparini come possibile presente sugli spalti. Il tecnico rosanero pensa ai suoi, rosa ancora col 4-2-3-1. E bentrovati amici telespettatori a questo nuovo appuntamento con la nostra informazione. Questi i nostri titoli, apriamo subito con la cronaca. Avevano costituito una cooperativa di pulizia a Milano, ma dopo 2 anni di vita avevano scelto il trasferimento in Sicilia per eludere i controlli e rendersi così più difficilmente rintracciabili dal fisco. Maxi evasione da 16 milioni di euro, 2 denunce della Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto. Ce ne parla Gaia Di Giorgio. La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi evasione da ben 16 milioni di euro. Una cooperativa di pulizie con sede a Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese si era trasferita in Sicilia da Milano per rendere più difficili i controlli del fisco, proprio perché continuava ad operare in Lombardia ma anche in Emilia-Romagna e in Toscana. Le Fiamme Gialle hanno rilevato che la società costituita nel 2010 a Milano aveva ben 144 addetti. Il trasferimento era avvenuto 2 anni dopo. Pur risultando formalmente una cooperativa di produzione e lavoro, in realtà era una vera e propria impresa. Nessuno scopo mutualistico, come indicato nello statuto, le finalità erano perfettamente lucrative. Grazie alla corposa documentazione estrapolata anche dalle banche dati ed elaborata tramite specifici programmi software, è stato possibile ricostruire le cifre evase. L'amministratore pro tempore della cooperativa, un 42enne residente in provincia di Milano, è stato denunciato alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto per il reato di indebita compensazione mediante crediti inesistenti. Il liquidatore della società, in carica nel periodo in cui sarebbero dovute essere presentate le dichiarazioni fiscali annuali, un uomo di 53 anni, anche lui di Milano, è stato denunciato per i reati di infedele e omessa dichiarazione. E nel palermitano 3 incidenti si sono verificati in meno di 24 ore, a perdere la vita in 2 distinti impatti frontali 2 uomini di 69 e 67 anni. La scorsa sera invece un uomo, presumibilmente ubriaco, si è infilato con la propria auto all'interno di una portineria, scambiandola per un garage. Sarebbe finito contro un'altra auto che viaggiava nella direzione opposta. Tragedia questa mattina all'alba sulla Palermo Sciacca tra Altofonte e il bivio per Giacalone. A perdere la vita il 69enne Vincenzo Bisconti, originario di Partinico. L'uomo avrebbe perso il controllo della sua Chevrolet Spark sullo scorrimento veloce, schiantandosi contro l'auto che sopraggiungeva e morendo sul colpo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, il cui intervento è stato necessario per estrarre il corpo senza vita dell'anziano dal veicolo. Nell'impatto è rimasto ferito anche un altro automobilista. La scorsa sera invece un uomo, probabilmente ubriaco, avrebbe scambiato l'ingresso di un condominio in via Nicolò Turrisi al numero 48 per un garage, entrando all'interno della portineria con la propria auto. Distrutto l'ingresso, l'automobilista è finito nella rampa delle scale, riportando fortunatamente solo lievi ferite. Sempre nella giornata di ieri un altro grave incidente si era verificato in via San Martino, vicino via P3. A perdere la vita in un violento impatto frontale è stato Francesco Ferrante, di 67 anni. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli uomini della polizia per regolare il traffico, ma per Ferrante non c'è stato nulla da fare.
Tentano di derubare una profumeria di Paternò coperti con maschere di carnevale, ma vengono bloccati dalla Guardia di Finanza impegnata in una perlustrazione. Furto sventato, i sei malviventi infatti hanno abbandonato l'auto rubata e si sono messi alla fuga. Stavano cercando di derubare una profumeria di Paternò, ma i malviventi coperti da passamontagna e maschere di carnevale sono stati bloccati dalla Guardia di Finanza sul posto per una perlustrazione di rito. L'episodio risale alla notte tra giovedì e venerdì, ma la notizia è stata diffusa questa mattina. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sventato il furto. La pattuglia stava perlustrando l'area adiacente all'ospedale cittadino, quando percorrendo la via Convento ha notato in lontananza un gruppo di persone che armeggiava freneticamente in prossimità dell'attività commerciale. I sei malviventi stavano cercando di sfondare la porta in vetro della profumeria con un pilastrino in pietra lavica, mentre uno di loro faceva da palo e controllava la zona. I ladri, dopo essersi accorti della presenza delle fiamme gialle, hanno provato a fuggire a bordo di una Fiat Stilo, ma sono stati bloccati dai militari che hanno sbarrato la strada con l'autovettura di servizio. I sei hanno abbandonato così l'auto e si sono dati alla fuga a piedi, dileguandosi nella vicina aperta campagna. Nulla è stato sottratto dalla profumeria, è stata danneggiata soltanto la vetrina. Informata la procura di Catania del ritrovamento dell'autovettura utilizzata dai ladri, risultata recentemente rubata in provincia di Siracusa. Condannati dalla Cassazione per frode in commercio, due dipendenti di un punto vendita palermitano della catena di supermercati Eurospin per aver alterato la data di scadenza di alcune confezioni di hot dog. A nulla sono servite le giustificazioni della responsabile e dell'impiegato che per timore avrebbe soltanto seguito le direttive impartite. Secondo quanto ricostruito, erano stati rivenduti nel banco frigo circa una decina di confezioni con scadenza contraffatta. Nel magazzino sono stati trovati materiali utilizzati per cancellare l'originaria scadenza, anteriore di circa 20 giorni. Diversi dipendenti avrebbero confermato che la manager aveva dato anche in altre occasioni e ad altri soggetti la stessa indicazione, ma in molti si sarebbero rifiutati. Non sono note le pene inflitte dai giudici. Manca il danno erariale e quindi Tutino viene assolto dalla Corte dei Conti. Ne riparliamo appena torniamo in studio dopo la pubblicità. CTS Play, la prima app delle TV siciliane. Facile e gratuita. Guarda i nostri canali quando e dove vuoi. CTS Play è l'app per vedere le dirette o rivedere i tuoi programmi preferiti. Con CTS Play scopri la grande offerta delle produzioni in onda su CTS Canale 90, Tele Ionica Canale 18 e 74, Tele Sicilia Canale 195 e Tele Sicilia Color R8 Canale 285. 9 canali in chiaro da seguire quando e dove vuoi. Scarica la nuova applicazione CTS Play o vai su ctsplay.it o ctsnotizie.it. CTS, con te, sempre. La Spera Costruzioni è specializzata nella progettazione, costruzione e ristrutturazione di opere civili e industriali, con oltre 20 anni di attività, sempre al passo con le innovazioni ed evoluzioni del mercato, con attrezzature d'avanguardia e staff tecnico altamente qualificato. Accetta permute e diverse forme di finanziamento, mantenendo sempre alta la qualità delle sue prestazioni. Spera Costruzioni, via Leondo Forni 36, Palermo. www.speracostruzionispa.it. Salve a tutti, eccoci di nuovo qua insieme in diretta da questo studio meraviglioso e avete già visto quanto sia ricco, perché oggi tantissime cose carine, belle per tutte voi che già ci conoscete, che ci seguite da tanto, ma voglio salutare in modo particolare anche le signore che hanno cominciato a telefonarci e naturalmente a interessarsi ai nostri prodotti, quindi saluto. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket.
it. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Jolie, abbigliamento e giocattoli per neonati e bambini. A Palermo, in via Gaetano Daita 14. Rieccoci in studio. Avrebbe potuto percepire denaro dall'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, poiché in aspettativa al policlinico. Per la Corte dei Conti manca il danno erariale nell'inchiesta che ha coinvolto Matteo Tutino, ex primario del reparto di chirurgia dell'ospedale palermitano Villa Sofia, e quindi adesso il medico non dovrà risarcire il presidio ospedaliero policlinico. Mancano gli estremi per il danno erariale e quindi viene assolto. Con questa motivazione la Corte dei Conti rigetta la richiesta di condanna formulata dalla Procura regionale ai danni di Matteo Tutino, ex primario del reparto di chirurgia plastica dell'ospedale palermitano Villa Sofia, è finito in un'inchiesta della Procura di Palermo per operazioni di chirurgia estetica eseguiti all'interno del presidio ospedaliero a spese del servizio sanitario in quanto indicate come funzionali. I giudici della Corte dei Conti avrebbero accertato però, come dimostrato dai legali difensori dell'ex primario, gli avvocati Sabrina Donato e Giuseppe Cannizzaro, che prima di essere collocato in aspettativa non retribuita al policlinico, Tutino avrebbe svolto l'attività lavorativa all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta a titolo gratuito, dal momento che tra i due presidi sarebbe esistita una convenzione. Già dal 2007, hanno spiegato gli avvocati, l'ospedale Nisseno aveva chiesto e ottenuto la relativa formale autorizzazione per interventi salvavita su pazienti intrasportabili. Per i giudici dunque risulterebbe paradossale riconoscere all'amministrazione di appartenenza, non altrimenti danneggiata, il diritto di vedersi riversato quanto guadagnato dal suo dipendente, anche a prescindere dall'autorizzazione, poiché in mancanza di un'oggettiva perdita ciò costituirebbe un vero e proprio indebito guadagno per l'amministrazione. In assenza di un effettivo depauperamento dei fondi pubblici dunque, per la Corte dei Conti ci si trova innanzi a una fattispecie che non rientra nella loro giurisdizione e pertanto di nessun danno, nessun ammanco, perdita o impoverimento, a differenza di quanto, come si legge nella sentenza, era stato infondatamente ipotizzato dalla Procura. Sulla carta sarebbe stata quasi sempre reperibile con turni, giorni, feriali, ma in realtà restava a caso, sbrigava faccende personali. Si chiude la vicenda che aveva visto la dottoressa Maria Teresa Tagliavia accusata per truffa ai danni del sistema sanitario nazionale. La dirigente ha infatti deciso di patteggiare pagando un risarcimento al civico per oltre 3.000 euro. Vediamo. Era stata accusata per truffa ai danni del sistema sanitario nazionale e falsità materiale. Maria Teresa Tagliavia, la dirigente della direzione sanitaria dell'ospedale palermitano di Cristina, finita nei guai nel 2015, ha patteggiato la pena e pagherà oltre 3.000 euro all'azienda Arnas Civico. Per iscritto la dottoressa sarebbe stata reperibile praticamente un giorno sì e uno no, con turni nella maggioranza dei casi il sabato, la domenica e i giorni feriali. In realtà invece la Tagliavia trascorreva le ore di lavoro a casa o comunque non in servizio. Le ore di reperibilità rubate, infatti, erano solo sulla carta e la firma del direttore sanitario che certificava la presenza della dirigente era falsa. A disconoscere quelle firme era stato lo stesso direttore sanitario Giorgio Trizzino, che riconobbe la falsificazione della sua firma su quasi 3 anni di fogli riepilogativi di presenza. A coordinare le indagini il sostituto procuratore Luca Battinieri, che è incaricato il NAS di sequestrare le carte in reparto. Il giudice per l'udienza preliminare, Alessia Geraci, ha accolto la richiesta del difensore della dottoressa. La pena è stata sospesa e la Tagliavia intanto è andata in pensione. Da lunedì 6 marzo il servizio di raccolta differenziata prenderà il via anche nel quartiere San Giovanni Apostolo, ex CEP. Da domani dunque tutti i cassonetti ricadenti nelle vie coinvolte dal nuovo servizio saranno rimossi. I residenti infatti dovranno servirsi esclusivamente degli appositi contenitori già forniti dalla RAP e destinati ad accogliere in modo separato le diverse tipologie di rifiuti. Per entrare a conoscenza delle vie interessate dall'ordinanza comunale e del calendario per il conferimento dei rifiuti, basterà visitare il sito ufficiale della RAP www.rapspa.it.
E cambiamo argomento: mancanza di trasparenza, difficoltà ad accedere ai dati istituzionali ed amministrativi e scarsezza di informazioni sono le principali difficoltà riscontrate. Questa mattina, in occasione dell'Open Data Day, la festa dei dati aperti, incontro presso il Consorzio Arca in Viale delle Scienze a Palermo, l'obiettivo era quello di promuovere imprese e società civili a per migliorare la trasparenza della comunicazione. Sentiamo. L'Open Data Day è una giornata che viene celebrata a livello mondiale in diverse città del mondo sulla utilità dell'uso dei dati. Praticamente i dati delle pubbliche amministrazioni vengono, dopo che vengono pubblicati sui portali, sui rispettivi portali istituzionali, vengono riutilizzati dalla comunità, dalla società, dalle aziende, dagli sviluppatori, e questi dati rappresentano una miniera per, diciamo, una miniera preziosa per la costruzione di servizi che possono essere utili alla collettività. Per fare un esempio, con i dati del trasporto pubblico possono essere costruite delle app o dei trip planner che permettono ai cittadini di sapere a che ora passa l'autobus a una determinata fermata e così via. L'evento di oggi a Palermo è stato organizzato dal Comune di Palermo assieme al Consorzio Universitario Arca e alla community Open Data Sicilia. Consiste in una serie di interventi dove diversi rappresentanti della società parlano e ci fanno vedere, dimostrano come hanno usato i dati. Il comune ovviamente è l'ente istituzionale che pubblica i dati. Rielezione all'unanimità per Sergio D'Antoni alla presenza dei presidenti delle federazioni ed enti di promozione sportiva regionali. L'ex sindacalista e già presidente del CONI Sicilia, nell'intervista che abbiamo realizzato al termine dell'assemblea, ha riassunto i punti cardine del programma per il nuovo quadriennio. Ascoltiamo. Presidente, complimenti, si apre un nuovo quadriennio. Allora, quali saranno i punti cardini del prossimo quadriennio? Il primo è far aumentare la pratica sportiva a tutti i livelli, diciamo, partendo dalle scuole elementari e partendo dalle famiglie che non sono in condizioni economiche di far fare sport ai propri figli, e quindi quello è un nostro campo di lavoro molto molto importante, in Sicilia purtroppo diffuso. Il secondo è rendere funzionanti tutti gli impianti, cioè fare in modo che ci sia un impegno a tutti i livelli con le istituzioni perché i tanti impianti sportivi che ci sono in Sicilia possano funzionare tutti, e questo è un grande compito che in 4 anni speriamo di farcela. Il terzo è sicuramente quello di fare in modo che ci sia un aiuto semplice, trasparente da parte della Regione per soprattutto le squadre che fanno campionati e per tutti quelli che fanno iniziative e manifestazioni nazionali, e purtroppo per l'aumento dei costi spesso sono sacrificati, quindi noi dobbiamo assolutamente venire incontro a tutta questa realtà. Ecco, io penso che come abbiamo lavorato in questi 2 anni e mezzo, se ce la mettiamo con lo stesso impegno, la stessa determinazione, potremo ottenere importanti e seri risultati. Ci fermiamo giusto qualche altro secondo al nostro rientro in studio, lo sport.
La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al tribunale. Centro Batterie Marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10 W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro Batterie Marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effettua cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro Batterie Marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto. In via Galileo Galilei 94 a Palermo. Tennis Club Vallejato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Vallejato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore. Sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif, a Palermo, in via Vannantò 21. Naif. Gustose tentazioni. E rieccoci in studio, come promesso, apriamo la pagina dello sport con il calcio. Quella di domani a Torino potrebbe essere per il Palermo una gara doppiamente storica. L'ultima da patron di Maurizio Zamparini e anche la prima davanti al neopresidente. L'annuncio arriva dallo stesso, quasi ex numero uno di Viale del Fante. Ce ne parla Lorenzo Anfuso. Dopo una settimana di rumors, dichiarazioni e presentazioni da programmare, ecco tornare il campo e la missione disperata degli uomini di Diego Lopez. Il Palermo ha potuto preparare la settimana di avvicinamento alla sfida di domani col Torino in tutta tranquillità, ossia con tutte le attenzioni rivolte più al passaggio storico di proprietà e non sulla squadra, in pratica il sogno di ogni allenatore. Al tenente onorato di Bocca di Falco si è ancora lavorato su un modulo che è ormai espressione principale dei rosanero, il 4-2-3-1 di matrice europea, votato essenzialmente all'attacco. Dall'arrivo del tecnico uruguagio, il Palermo si è spinto di più in avanti, andando sempre a rete con 5 gol in 5 partite e raccogliendo 5 punti. Ma ancora non basta. Un peccato non aver segnato il secondo gol alla Sampdoria, ha ammesso l'allenatore ieri in sala stampa. Entrambe le fasi del mio gioco sono fondamentali e questa la mentalità che i ragazzi devono avere in questo finale di stagione. Insomma, idee chiare e perfezionamento costante, ma il tempo non gioca a favore dei rosa. Intanto, a Torino, la squadra potrebbe vantare un neotifoso d'eccezione, e cioè il misterioso nuovo presidente rosanero. Arriverarlo al Corriere dello Sport è lo stesso Zamparini, che ha spiegato come lui non sia mai andato e che, al limite, sarà presente quello nuovo dal momento che da Londra a Torino si arriva in poche ore. Rimandando poi l'appuntamento alla prossima settimana per la presentazione ufficiale. Un Palermo diviso tra presente, che dice retrocessione ad un passo, e un futuro, che però è ancora tutto da decifrare. E nel basket è pronta a tornare tra le proprie mura la Betaland Capo d'Orlando, favola siciliana della Serie A di pallacanestro maschile. Domani a mezzogiorno gara che si annuncia entusiasmante contro l'altra rivelazione, Brescia. Ascoltiamo.
Dopo 20 giorni di astinenza dovute a gare in trasferta e alla storica partecipazione nelle Final Eight di Coppa Italia, il Palafantozzi è pronto a riaccendersi per spingere ancora una volta la Betland Capo d'Orlando sul parquet di casa, vero e proprio fortino dei paladini. L'avversario non sarà di quelli morbidi da affrontare. Si annuncia vincente la sfida tra l'Orlandina e la Germani Brescia, le due principali rivelazioni del campionato di Serie A di pallacanestro maschile, in programma domani a mezzogiorno. Squadra d'esperienza la Brescia, allenata da coach Diana, con all'interno giocatori importanti e con tanta esperienza come David Moss, che può vantare in carriera due scudetti, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia. La Leonessa può contare anche su Luca Vitali, miglior assistman del campionato, con 7.4 assistenze di media a partita, e Marcus Landry, miglior marcatore della Lega Basket Serie A, con 20.5 punti a gara. I siciliani, reduci dalla salutare vittoria esterna a Cantù, faranno leva come sempre sulla profondità del roster e l'entusiasmo dei giovani talenti a disposizione di coach Di Carlo, che alla vigilia ha spiegato chiaramente cosa si aspetta dalla gara di domani. La differenza nella sconfitta contro Trento non è stata il cambio difensivo, che anche altre squadre hanno fatto contro di noi, ha dichiarato, ma è stata la pressione sulla palla che ha annebbiato le nostre normali dinamiche di gioco. Noi chiaramente abbiamo imparato molto da quella partita e siamo riusciti ad essere più aggressivi in determinate situazioni. Probabilmente lo farà anche Brescia, ma noi siamo preparati. Uno scontro diretto anche in chiave playoff è quello di domani, con l'Orlandina avanti in classifica di appena due lunghezze rispetto ai bresciani e con la possibilità, per quest'ultimi, di ribaltare il discorso dell'andata, conclusosi con il colpo esterno di Capo d'Orlando, 89-90. E con lo sport è tutto, siamo in chiusura. Prima però vi ricordiamo che potete inviarci le vostre segnalazioni alla pagina Facebook CTS Compagnia Televisiva Siciliana o all'email cts@redazione.it. Questa edizione inoltre la ritrovate sul nostro portale ctsnotizie.it. Adesso vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito e buon fine settimana. Un saluto e ben ritrovati a un nuovo aggiornamento previsionale. Giornata di domenica che vedrà sempre via vai di perturbazioni sull'Europa centro-occidentale, con piogge sparse, clima sempre prettamente invernale sul nord Europa, qui nevicate tra Scandinavia e Russia Europea a quote molto basse. Ma passiamo proprio alla nostra penisola, perché la giornata sarà molto instabile al centro-sud, sull'arco alpino, con ancora fenomeni sparsi, migliora invece in pianura padana. Temperature questa volta in diminuzione anche al centro-sud, perché i venti saranno più freschi nord-occidentali. Vediamo la situazione proprio in dettaglio al nord Italia, una giornata nel complesso discreta in pianura padana, con qualche schiarita alternata da annuvolamenti, più nubi invece sull'arco alpino, qui sarà possibile ancora qualche fenomeno. Andiamo poi al centro Italia, una giornata molto instabile con piogge ed acquazzoni, sia sulla parte tirrenica ma poi anche quella adriatica. E infine il sud Italia, una situazione molto dinamica anche qui per una perturbazione atlantica, quindi molte nubi irregolari, piogge temporali, migliora invece velocemente sulla Sardegna, quindi una giornata nel complesso discreta, attenzione ai venti tesi con mari mossi o molto mossi. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti scaricando l'app di trebimeteo.com.